Buongiorno e benvenuti a tutti a questa cerimonia di intitolazione della Fondazione Rei a Bruno Visentini e prego subito la Presidente Marcegaglia di prendere la parola. Presidente della LUISS, Emma Marcegaglia, grazie. Signor Presidente della Repubblica, signor Rettore, caro Alessandro, amici della LUISS, relatori e invitati. È per me un grande onore pronunciare queste poche parole alla cerimonia di intitolazione alla figura di Bruno Visentini della Fondazione per la Ricerca Giuridico-Economica sugli enti no profit e le imprese. Perché Bruno Visentini è stato una delle figure della vita italiana del dopoguerra, contrassegnata dalla più grande coerenza tra le scelte pubbliche, la formazione culturale e la propria vita. Colui che Eugenio Scalfari e Giampaolo Pansa definirono il gran borghese della politica italiana, come sanno benissimo i figli Gustavo, Margherita, Stefano, Olga, gli amici, i collaboratori e gli estimatori del professore, come anche veniva chiamato, univa quattro caratteristiche eccezionali. Un'intensa passione per le sue radici e la sua terra, che lo portarono per tanti anni a presiedere in maniera esemplare una grande istituzione della cultura veneziana e nazionale come la Fondazione Cini e a tornare sempre e in ogni occasione nella sua villa e ai suoi libri nel Trevigiano. Un impianto familiare forte, di marcata ispirazione borghese, con l'orgoglio di appartenere a quella professione liberale che segnò profondamente Bruno Visentini sin dalla sua infanzia, un grande amore per la moglie Netti e un carattere schietto. Terzo, una grande passione politica, forgiata nel 1926 dalla distruzione dello studio paterno da parte delle squadre fasciste, che contribuì a far maturare in Bruno Visentini un orgoglioso amore per la libertà e per la democrazia. L'antifascismo di Visentini fu militante e coerente. Lo portò ad essere tra i fondatori del Partito d'Azione, insieme a Ugo La Malfa, Parri e Ranghianti. Ad essere arrestato nel carcere di Regina Coeli nel maggio del 1943, insieme a Guido De Ruggero, a Guido Calogero. Ad aderire poi al Partito Repubblicano, oltre che per qualche anno all'intensa esperienza degli Amici del Mondo di Mario Pannunzio, tra i quali animò straordinari confronti con l'amico e maestro Tullio Ascarelli intorno a come riformare l'ordinamento societario e fiscale italiano, portandolo al passo con i tempi, in un paese sulla via di divenire in soli 15 anni nazione industriale ed esportatrice. Ma Visentini aveva anche una quarta caratteristica. Dopo la breve esperienza come sottosegretario alle finanze nel primo governo De Gasperi, si telle lontano dai seggi parlamentari sino a quando aveva quasi 60 anni. E dal 1972 sedette in Parlamento sino alla sua scomparsa del febbraio del 1995, dopo essere stato non dimenticato ministro delle Finanze in alcuni dei governi di centrosinistra ed anzitutto nel governo Moro-La Malfa a partire dal novembre 1974. In Visentini la scelta professionale veniva prima. Egli era lontano anni luce dal professionismo della politica che intimamente e neanche tanto nascostamente disprezzava. Ed è proprio in coerenza con questa convinzione che il 22 dicembre 1980, mentre l'Italia si stava avvitando in una grave crisi morale, Bruno Visentini, in un'intervista al Corriere della Sera, come via d'uscita per l'Italia e i suoi guai, per la prima volta lanciò la formula del governo dei tecnici. All'epoca la proposta tecnica aveva il consenso dell'allora cosiddetta finanza lanca e di vasti settori industriali. Per raddrizzare l'Italia, il suo spirito pubblico, i suoi conti, l'inflazione, che allora era a due cifre, era meglio un governo formato da figure staccate dai partiti a forte credibilità e competenza personale. Questa la proposta allora di Visentini. Non se ne fece nulla. Al governo dei tecnici ci siamo arrivati dopo, con Ciampi, nell'Italia nuovamente a pezzi della transizione tra Prima e Seconda Repubblica, tra la lira che rischiava di saltare e massicce privatizzazioni che i partiti tradizionali esitavano a fare. E ci siamo tornati oggi, con
con l'incarico che il Capo dello Stato ha più che opportunamente conferito al professor Mario Monti per evitare all'Italia una dolorosa e traumatica quanto immeritata estromissione dall'euro e dai mercati. E io vorrei cogliere l'occasione ancora una volta per ringraziare di cuore a nome della LUISS, a nome mio personale, a nome di Confindustria, credo anche di interpretare la sala, un straordinario grazie di cuore al grande lavoro che il Presidente della Repubblica ancora una volta fa. La velocità, la tempestività, ma soprattutto la grande intelligenza di gestire questa fase così delicata e così strategica del nostro Paese. Sono certa che quella formula, il governo dei tecnici, tornerà nel confronto tra coloro che oggi animeranno il ricordo di Visentini. Esattamente come allora avvenne verso il suo ideatore inascoltato, anche oggi vi è chi contrasta la formula emergenziale come se si trattasse di uno spodestamento della democrazia e del suffragio universale. Al contrario, dobbiamo essere ancora più grati col tempo a Visentini, perché quella formula si è rivelata preziosa e indispensabile per consentire all'Italia misure straordinarie alle quali la politica recalcitra e che al contrario sono necessarie proprio perché democrazia e suffragio universale continuino a svolgere le proprie insostituibili funzioni senza essere di fatto sospese e sanzionate da commissariamenti internazionali. Visentini pensava all'Italia e non a sé, dopo essere stato vicepresidente dell'IRI prima degli anni 50, quando l'IRI produceva utili ed era al riparo dalle improprie inframmettenze politiche, e presidente dell'Olivetti poi, colui che affidò la difficile transizione del gruppo a Carlo De Benedetti, l'animatore della Commissione per la riforma della società per azioni, l'ideatore e attuatore della riforma fiscale che a metà anni 70 introdusse l'IRPEF e il sostituto d'imposta. Pensava all'Italia anche nel suo fortissimo impegno contro la piaga dell'evasione fiscale, come accadde con l'obbligo da lui introdotto a costo dell'impopolarità al rilascio degli scontrini fiscali e alla tenuta del registratore di cassa, come con le leggi Visentini del 1975 e del 1983, con le quali si riformò la tenuta dei bilanci e la disciplina delle riserve ai fini anti-elusivi e di trasparenza. Ma vi ho a concludere cedendo la parola ad Alessandro La Terza. Voglio anche ricordare, questo è un fatto che da Presidente di Confindustria voglio ricordare con un po' di rammarico, lui fu vicepresidente di Confindustria ma non divenne mai Presidente di Confindustria in quella situazione, gli si preferì il senatore Giovanni Agnelli. Visentini ebbe due altre qualità eccezionali che voglio ricordare chiudendo, preziose oggi più che mai, la passione per l'Europa, con due mandati al Parlamento europeo, dove insieme all'amico Altiero Spinelli animò il club del coccodrillo, dove si riunivano i federalisti nel sogno di una unione politica dell'Europa. E infine un profondo amore per la Germania, per la sua cultura e la sua musica. Era appassionato di Walter Rathenau, il ministro degli esteri tedesco, che anch'egli imprenditore prima e politico poi, per un brevissimo periodo seppe riportare la Germania, dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, a livello di una grande potenza internazionale mediante una politica di pace e di intese. Rathenau fu ucciso da squadristi nazionalisti nel 1922. Nessuna figura più di Rathenau e del suo sacrificio ci consegna meglio l'amore di Visentini per un'Italia capace di meritarsi in Europa il rispetto del mondo. Adempiendo fino in fondo ai propri obblighi, con un grande senso di dignità, con la forza delle nostre imprese e del lavoro, con la fierezza di una passione politica mai piegata alle convenienze di partito. A 17 anni dalla sua scomparsa, desidero dire di cuore che oggi, qui, e lo voglio dire oggi proprio ai suoi familiari, Visentini resta per tutti noi un grande maestro e oggi noi proprio lo vogliamo ricordare con tutta la forza e la passione che lui ha messo nella sua vita di politico e di uomo che ha dedicato la sua vita a migliorare l'Italia. Grazie. Grazie Presidente Marcegaglia, ed è nella mia qualità di Presidente della Fondazione Rei, da oggi Fondazione Bruno Visentini, che
che porgo il mio saluto al signor Presidente della Repubblica, di nuovo al Presidente Marcegaglia, alle autorità presenti, al magnifico Rettore Gidi, a tutti gli amici della Fondazione e della LUISS, alla famiglia Visentini e a tutti gli ospiti che ci hanno raggiunto oggi. Noi adottiamo il nome di Bruno Visentini, come ha ben detto la Presidente Marcegaglia, per ricordare un grande uomo, dai molteplici volti, un grande giurista, un grande avvocato, un grande politico, un grande manager di Stato, un grande manager di impresa, un grande manager, se mi è permesso, della cultura. Un uomo che è stato un riferimento significativo nella storia politica, economica e culturale d'Italia, dalla resistenza antifascista agli anni successivi alla crisi di Tangentopoli. Io voglio ringraziare profondamente il presidente Napolitano per averci onorato della sua presenza, nonostante le urgenze che lo vedono impegnato in questi giorni, a rappresentare più che mai l'interesse generale del Paese. E ringrazio anche per gli affettuosi messaggi e indirizzi di saluto il presidente Schifani e il presidente Fini. Permettetemi in questa sede anche di salutare affettuosamente e un po' informalmente, di augurare buon lavoro al nostro prorettore vicario e professore ordinario di diritto penale Paolo Severino, che assume l'incarico di Ministro della Giustizia. Perdonatemi, è un momento di orgoglio per tutti noi, oltre che ovviamente di soddisfazione, di piacere nei confronti della professoressa Severino. La nostra fondazione è di recente istituzione. Nasce su impulso del professor Gustavo Visentini alla fine del 2009, ma non nasce dal nulla. Affonda le proprie radici nella Luis Guido Carli e nell'esperienza del CERADI, il Centro di Ricerca sul Diritto d'Impresa, fondato dallo stesso Gustavo Visentini e fortemente voluto da Guido Carli 25 anni fa. A dicembre c'è il 25° compleanno. Questo campo di lavoro del CERADI si è esteso per lungo tempo con grande successo, ma abbiamo avvertito tutti, a partire dal CERADI stesso, l'esigenza di ampliare l'orizzonte del lavoro in tre direzioni. La prima è quella di intrecciare alla ricerca giuridica la ricerca economica. La seconda è quella di tendere una rete di collaborazioni scientifiche tra molteplici centri di ricerca e sedi universitarie in Italia e all'estero. E infine, la cosa più importante, quello di unire alla linea della ricerca applicata, che deve dare risposte a domande concrete e immediate, la linea della ricerca di base, quella che deve creare lo sfondo, il background delle disposizioni normative e delle decisioni in materia di politica economica e fiscale. Ed è la ricerca di base ciò che più manca in questo momento nel nostro Paese, anche dal punto di vista giuridico ed economico. A questo progetto della Fondazione hanno aderito molti soggetti, una ventina di soggetti, banche e fondazioni bancarie, associazioni imprenditoriali di impegno civile, enti pubblici, imprese. Un numero anche maggiore ha aderito ai progetti che la Fondazione ha elaborato o accolto e questo ha consentito di concentrare la nostra attenzione su specifici campi di ricerca. Fisco finanza pubblica è il primo, SPA mercato finanziario, non profit, società cooperative, le reti di impresa su cui Confindustria con il vicepresidente Bonomi tanto ha fatto e ultimo ma non ultimo, il federalismo, che comunico qui davanti a tutti con un atto di imperio sul Comitato Scientifico, chiameremo federalismo e coesione, perché solo uno sguardo miope può non capire che federalismo e coesione sono termini che vanno insieme e non sono antitetici e alternativi, e su questo io credo che noi possiamo dare, dal nostro punto di vista, un contributo. Ed è questo carattere complessivo della Fondazione che in qualche maniera ha quasi imposto di intitolare questa nostra iniziativa a Bruno Visentini e io devo ringraziare qui tutta la famiglia per aver aderito a questa richiesta, vincendo qualche ritrosia che io per così dire ho apprezzato, perché è segno di un pudore che è una forma di rispetto nei confronti di un grande padre, di un grande uomo.
Bruno Visentini perché è uomo che ha coniugato la riflessione sui grandi problemi e quindi, se vogliamo, la ricerca di base con un'attività di progettazione e realizzazione di riforma, quello che noi chiamiamo nel nostro gergo ricerca applicata per certi aspetti. Perché titolare di una profonda conoscenza delle materie di cui si è occupato come deputato, senatore, parlamentare europeo, ministro della Repubblica, perché uomo di cultura, non solo perché è presidente della Fondazione Cini, bibliofilo e musicofilo, ma perché lui ha messo cultura nell'esercizio dell'attività professionale, manageriale e di governo. Io trovo molto interessante che in questi giorni ritornino quasi naturalmente molti temi cari a Bruno Visentini. Per esempio, il riferimento all'articolo 92 della Costituzione in materia di ruolo del Presidente del Consiglio incaricato nella selezione dei ministri, o anche l'appello accorato, l'ha ricordato anche la Presidente Marcegaglia più volte, al delicato rapporto tra arte di governo e competenza tecnica, rapporto che è stato poi riassunto, forse un po' malamente, nella formula del governo dei tecnici. E qui ringrazio molto la dottoressa Toria che mi ha consentito di accedere all'archivio Visentini che noi custodiamo e di tirar fuori un molto materiale di grande interesse. Visentini ha sottolineato in più occasioni che esigere in determinati momenti e per determinati ruoli la competenza del decisore politico, presumere che quest'ultimo sia in grado di valersi di qualificati contributi indipendenti, confidare che non si facciano prevalere interessi personali o di partito nell'affidamento di incarichi pubblici non è invocare una tecnocrazia eversiva delle istituzioni parlamentari, è fare una scelta necessaria in appropriati e precisi momenti. Scrive Visentini nel 74, ho una lunga citazione ma devo sintetizzare. Le funzioni e l'arte del politico non possono essere sostituite dal semplice assolvimento delle funzioni tecniche. L'azione politica si proietta verso l'avvenire con valutazioni di valore e con funzioni di scelte coerenti con indirizzi globali e di sintesi. Se i cattivi politici potessero essere sostituiti dai tecnici, il problema sarebbe in certo senso meno difficile. La vera difficoltà sta nel fatto che ai politici incapaci occorre poter sostituire politici capaci. Mentre larga parte dell'opinione pubblica ha l'impressione, che ingenuamente esprime con l'invocazione dei tecnici, che da alcuni anni a questa parte valga nella politica italiana una sorta di legge di Gresham, la quale insegnava che in un sistema di moneta metallica la moneta cattiva scaccia la moneta buona. Mi permetto di soggiungere sommessamente, perché ne abbiamo qualche esempio recente, che forse qualche volta è anche la moneta buona che sostituisce quella cattiva, e anche di ricordare per pura passione filologica che questa immagine della politica come gioco tra moneta cattiva e moneta buona risale niente poco di meno che alla commedia Le rane di Aristofane, rappresentata in Atene nel 405 a.C. Non è un problema evidentemente recente. Stabiliti con le parole di Bruno Visentini i ruoli e i confini dell'arte di governo da un lato, della competenza e della cultura dall'altro, la Fondazione Bruno Visentini si schiera sul versante della competenza e della cultura, che non sostituisce la politica, ma l'alimenta e la supporta, e che il riscatto del nostro Paese, che lei, signor Presidente, ci ha indicato e soprattutto ha praticato come supremo interesse comune, richiede provvedimenti immediati. Ma è un riscatto che va anche immaginato, pensato, fecondato, di idee e di cultura in primo luogo. Grazie. Cedo la parola al onorevole Pandolfi per una sua testimonianza su Bruno Visentini. La podio. Il ricordo nasce dal passato, vive nel presente. Parlare di Bruno Visentini in questa cerimonia che onora il suo nome, nella viva cornice dell'Aula Magna della LUISS Guido Carli, alla presenza del Presidente della Repubblica che saluto con profonda deferenza, parlare
Parlarne oggi, in questa fase cruciale della nostra storia economica e politica, è momento e motivo per me di forte emozione. Cerco di superarla partendo da una semplice e cara certezza che mi appartiene. Questa, l'incontro con Bruno Visentini, fu per me un incontro che diede un senso nuovo al mio impegno politico. Avvenne nelle aule del Parlamento, in particolare nell'aula della Commissione Finanze e Tesoro della Camera, appena dopo le elezioni del maggio 1972, le prime elezioni anticipate della nostra storia recente. Fu un incontro inaspettato, ugualmente inaspettata, ma accolta come una gradita sorpresa. Era stata per Bruno Visentini l'elezione a deputato nel collegio di Pisa, piccola ma durevole riserva di consensi per il Partito Repubblicano. L'arrivo di Visentini rappresentò per la Commissione, e non tardammo ad accorgercene, un contributo eccezionale di sapienza giuridica, di abilità amministrativa, di autorevolezza politica. Vivevamo allora una stagione di attività parlamentare intensa e serrata, un'alternanza tra lavoro di commissione, quattro mezze giornate piene, incluso il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina, e lavoro d'aula. L'atmosfera era di grande rispetto reciproco e di un comune fervore operativo al di là delle appartenenze politiche. Ne ho ricordi vivissimi. La grande questione sul tappeto era, in quella difficile estate 1972, l'attuazione della riforma tributaria introdotta dalla legge delega dell'ottobre 71 e affidata a 29 decreti delegati, su ciascuno dei quali era necessario il parere della speciale commissione dei 30 chiamata a pronunciarsi sulle proposte governative. Si trattava di una riforma radicale, come è noto, dall'IGE e dai medievali dazi comunali all'IVA, la nuova imposta europea, da ricchezza mobile, complementare, imposta di famiglia, a IRPEF e IRPEG. Ma si profilavano difficoltà, ritardi difficilmente colmabili, esitazioni gravi nel momento applicativo. Fu per me un'occasione preziosa, verso la fine di giugno, quella di accompagnare Visentini nel suo studio a Piazza di Spagna, dopo una lunga seduta di commissione dedicata alla conversione di un decreto legge sui tempi e sulle procedure per accelerare il compimento della riforma. Rimasi a lungo da lui, mi parlò di tante cose della sua storia personale, mi fece leggere l'articolo che scrisse su Italia Libera nell'ottobre del 44 dal titolo «Riforma coraggiosa e meditata, uno sguardo in avanti verso una riforma delle imposte dirette che non si sarebbe mai potuta fare senza una coraggiosa riforma dell'amministrazione finanziaria, esattamente come si stava constatando 30 anni dopo». Mi parlò della polemica con Einaudi, a cui rimproverava una indulgenza eccessiva sui comportamenti in campo fiscale, e ancora della sua frequentazione della Sonime, il grande laboratorio delle discipline tributarie. Ma torniamo alla sua storia. Della sua attività in Parlamento, prima della nomina a Ministro delle Finanze, non posso non ricordare il suo decisivo contributo alla riscrittura pressoché integrale nella legge di conversione del decreto legge dell'aprile del 74 che avrebbe portato all'istituzione della Consob. Furono 2 mesi straordinari, con riunioni quasi quotidiane dell'apposito comitato ristretto, che tenne alcune delle sue riunioni presso il Ministero del Bilancio con la collaborazione di Giuliano Amato, allora capo dell'ufficio legislativo del ministro Giolitti. A metà novembre del 74 si apre la crisi di governo. Nasce il quarto governo Moro, noto come governo Moro-La Malfa. Come era prevedibile, a Visentini viene offerto il Ministero delle Finanze. Visentini pone condizioni precise, una in particolare, che mi porterà ad essere suo sottosegretario nei 15 mesi della sua permanenza, prima permanenza, al Ministero delle Finanze. La sua fu un'attività incalzante sin dal primo giorno.
L'impianto dei decreti delegati su cui poggiava la riforma tributaria era stato completato, ma si ponevano due problemi. Senza la soluzione dei quali la riforma sarebbe clamorosamente fallita. Il primo, era necessario modificare alcuni decreti oggettivamente sbagliati in radice, come quelli concernenti le dichiarazioni dei redditi e le procedure di accertamento, ancora previste come tutte manuali, con la presenza quasi fisica del funzionario su ogni dichiarazione dei redditi. Fortunatamente, con saggezza provvidenziale, la legge delega prevedeva la possibilità, subordinata al solo parere favorevole della Commissione dei 30, di decreti integrativi e correttivi di quelli già emanati. Visentini non ebbe esitazione alcuna ad adottare, forte della sua riconosciuta competenza e dell'autorevolezza unica che si era guadagnata in seno ai 30, tutte le modificazioni, anche le più radicali, molto più che integrativi e correttivi. Il secondo problema, l'amministrazione finanziaria era allo sfascio. Si stavano manifestando in forma crescente e inarrestabili le conseguenze della legge 336 del 1970, la cosiddetta legge sui combattenti, che prevedeva esodi premianti per i dipendenti pubblici ex combattenti, solo per loro, e di una seconda legge più recente che incentivava l'esodo del personale direttivo. L'azione di Visentini fu inesorabile. Preparammo un documento di base dal titolo Nota sulla situazione del personale e sullo stato dell'amministrazione finanziaria, una grande ma necessaria fatica. Non tornai a Bergamo per 3 settimane di fila, lavorando completamente anche alla domenica, insieme con lui. Ma poiché l'efficienza amministrativa si avviava a dipendere sempre più dalla informatizzazione delle procedure, cominciò subito dopo la preparazione di quello che sarebbe diventato il rapporto sull'anagrafe tributaria, pubblicato il 27 gennaio del 76, negli ultimi giorni della presenza di Visentini al Ministero delle Finanze. Avrebbe lasciato il governo con la crisi che si sarebbe aperta qualche giorno dopo. Al rapporto segue immediatamente il decreto legge 30 gennaio 1976 numero 8, norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle Finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. Si tratta di due testi fondamentali, il primo costituisce l'illustrazione ragionata del secondo. Emerge da questi cenni essenziali una figura assolutamente singolare di uomo di governo. Domina in lui una costante, vigile attenzione ai fattori strumentali, al fatto amministrativo, alle regole operative, alle molteplici condizioni di realizzazione degli obiettivi, a cui si aggiunge in lui una pronta ed efficace capacità di correggere, modificare, intervenire sul campo. Parlerei di una vera e propria cultura del risultato. Una cultura del risultato accompagnata dal fastidio per i proclami e le chiacchiere inconcludenti. Un fastidio aperto e dichiarato, come in questo passo che volle scrivere nella presentazione del rapporto sullo stato dell'amministrazione finanziaria. Cito, in effetti, per riprendere un'immagine che gli inglesi talvolta usano, sembra che troppi esponenti di vario ordine e livello, in questa come in altre materie, abbiano molto di più il piacere e lo scopo di viaggiare che non quello di arrivare. Un lungo viaggio che si protrae senza termine su una diligenza o su un treno sempre più ansimanti e sgangherati, ma che consente infinite licenze, le declamazioni, le deplorazioni, il vittimismo, la goliardia politica, le spregiudicatezze, le astuzie, le sollecitazioni all'odio, e l'arrivo alla meta farebbe venir meno. L'impegno realizzativo che è al centro della sua cultura del risultato discende da un'alta visione politica che ha accompagnato Bruno Visentini lungo tutta la sua vita, percorsa sempre
da una grande passione civile e la lezione che ho appreso da lui e di cui gli sono debitore per sempre. Vorrei concludere con un ricordo dell'uomo e del suo mondo familiare. Ho già accennato alla riforma delle procedure di accertamento delle dichiarazioni e sul trattamento delle dichiarazioni dei redditi. Contro le resistenze dell'amministrazione, Visentini decide di cambiare radicalmente il decreto delegato. Prepariamo una prima bozza. Per mettere a punto il testo finale, in pieno periodo di vacanze, tra il 16 e il 19 agosto, siamo nel 1975, Visentini mi invita a Vascon con mia moglie. Vascon, il fascino di una bella villa in terra trevigiana, un'atmosfera straordinaria, ingentilita dalla presenza di Netti, la moglie di Bruno. Di giorno si lavorava duramente, ma le conversazioni serali spaziavano tra Venezia, Wagner, l'amatissimo Wagner, spentosi a Venezia anche lui un 13 febbraio, Treviso, Goethe, i libri della biblioteca, la musica, solo marginalmente la politica. Ma il mondo degli affetti per Visentini non era soltanto aria di famiglia. L'11 novembre del 1975, in un discorso alla Camera, combattendo un certo populismo familistico, scumulo dei redditi, parla della sua famiglia, cito, rigorosamente ordinata e di forti legami affettivi, e, cito ancora, della gioia di partecipare a una stretta comunità di sentimenti ed educazione, a un nucleo di formazione morale e intellettuale, a un centro di trasmissione delle esperienze delle generazioni. Mi piace ricordare queste sue parole, mi piace ricordarlo così, Bruno Visentini, l'uomo a cui tanto deve l'Italia. Vi ringrazio. Ringrazio l'onorevole Pandolfi. E ora quattro testimonianze di persone che hanno conosciuto e hanno avuto rapporti importanti con Bruno Visentini, e chiedo di intervenire dalla sua postazione per primo a Giorgio Benvenuto. La mia testimonianza, signor Presidente della Repubblica, autorità, studentesse, studenti, signore e signori, si sostanzia in tre ricordi. Il primo riguarda Bruno Visentini, intellettuale, antifascista, europeista. Negli anni 60 e 70 ho avuto molte occasioni per approfondire la sua conoscenza nel suo studio a Piazza di Spagna, grazie a Bruno Trentin, che aveva nei suoi confronti un grande affetto, un grande rispetto ed una grande familiarità. Ebbi così modo di ascoltare il racconto della sua giovinezza. Ci parlava e ci raccontava del suo legame con la Germania, della sua conoscenza di Weber. Condivideva la concezione per cui l'uomo di Stato deve saper coniugare l'etica della responsabilità con l'etica della convinzione. L'ammirazione per Walter Rathenau, uno dei protagonisti della Repubblica di Weimar, assassinato dagli squadristi nazisti nel 1922. E poi ci parlava del trionfo e dell'aberrazione del nazismo. Ricordava le adunate oceaniche della gioventù hitleriana. Vedendoli sfilare nella notte con le fiaccole accese, ebbi chiaro, diceva Visentini, che avrebbero incendiato l'Europa e il mondo con la guerra, con la distruzione della democrazia, con la fine di ogni libertà. Bruno Visentini, come il presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, insieme ad altri coraggiosi giovani, seppe tenere alta la bandiera della libertà di fronte ai totalitarismi che sembravano trionfare negli anni 30. Un antifascismo militante, coraggioso, costante, coerente. Ben prima della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, Visentini intuì, seppe antivedere la necessità di un'Europa che superasse i nazionalismi per realizzare l'unità.
condivise gli appelli per l'Europa di Altiero Spinelli e di Eugenio Colorni. Il secondo ricordo riguarda Bruno Visentini come parlamentare, ministro, giurista. Era sì un tecnico, ma era un politico onesto e capace. Aveva militato nel Partito d'Azione, luogo di formazione di un vasto mondo politico ed intellettuale che aveva svolto un ruolo di primo piano nella lotta al fascismo e nella ricostruzione dell'Italia. Ho avuto molte occasioni, come segretario della Federazione CGIL e CISL UIL, di affrontare con lui i problemi fiscali ed economici del Paese. Bruno Visentini aveva una visione alta della politica e una concezione etica dell'economia. Per lui, cito alcune sue affermazioni, la politica va considerata come sforzo della ragione e creazione del pensiero. Ancora, fare le riforme significa migliorare la situazione di qualcuno a scapito di altri. Ancora, riformare l'esistente non può mai essere un espediente per lasciare le cose come stanno. Ricordava l'importanza nei primi anni del dopoguerra della riforma agraria, della riforma tributaria di Ezio Vanoni, con l'introduzione di primi importanti elementi di equità con la tassazione progressiva del reddito, la costituzione dell'ENI e della Cassa per il Mezzogiorno. Bruno Visentini seppe, lo ha ricordato senatore Pandolfi, seppe realizzare la riforma fiscale all'inizio degli anni 70. La ritenuta la fonte, l'autolimitazione, la graduale riorganizzazione del personale dell'amministrazione finanziaria, la semplificazione dei procedimenti fiscali, l'azione di contrasto all'evasione, all'elusione e all'erosione fiscale sono i segni inequivocabili del cambiamento che si determinò nella politica fiscale. Visentini applicò la raccomandazione di Luigi Einaudi: affinché i contribuenti siano onesti, fa duopo, anzitutto sia onesto lo Stato. Ricordo in particolare la discussione che avemmo con Visentini durante la negoziazione che portò all'accordo di San Valentino il 14 febbraio del 1984. Dette una mano ai sindacati, era convinto dell'importanza dell'intervento sulla scala mobile per raffreddare l'inflazione. Cercò di convincere la CGIL incontrando più volte Luciano Lama e Bruno Trentin. Non ci riuscì. Con Pier Carniti con me fu burbero, tagliente, piacevolmente ironico, poco incline ai compromessi. Volle approfondire e capire la nostra richiesta sul contenimento dei prezzi e delle tariffe, sul blocco dell'equo canone, sulla diminuzione del prelievo fiscale sui redditi più bassi e sulle famiglie. Si convinse della necessità dell'accordo e della fondatezza delle nostre richieste, ci sostenne nella nostra battaglia, convinto che i sindacati avrebbero ritrovato la loro unità. Anzi, arricchì l'accordo con la definizione di proposte ferme e rigorose per il contrasto all'evasione fiscale. Il terzo e ultimo ricordo riguarda Bruno Visentini come politico. All'inizio degli anni 90 fu tra i pochi politici a prevedere che dopo la caduta del muro di Berlino tutto sarebbe cambiato. Avvertiva le insufficienze dello Stato, temeva la decadenza dell'economia, guardava con curiosità e con preoccupazione al fenomeno della globalizzazione. Era insofferente sull'atteggiamento dei partiti. Alcuni ignari, altri ignavi. Visentini avvertiva che la frantumazione del conflitto avrebbe portato i molteplici gruppi di interesse a concentrarsi sul proprio interesse a scapito di quello generale. Avvertiva la crisi e la degenerazione dei partiti che avevano sconfitto il fascismo, realizzato la Repubblica, approvato la Costituzione, assicurato la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Le dottrine e le ideologie in quel momento gli apparivano come l'espressione di un mondo che non vive, ma sopravvive, incapace di suscitare passioni e di ispirare suggestioni per guardare avanti, per costruire con coraggio, senza vittimismi, il futuro.
Diceva Visentini, la mancanza di idee e di ideali immiserisce la lotta politica e fa sì che i partiti, nella concezione prevalente dell'opinione pubblica, corrono il rischio di apparire tutti uguali, o meglio, differiscono nella maggiore o minore demagogia, nel maggiore o minore opportunismo, nella maggiore o minore ignoranza, nella maggiore o minore truculenza. Bruno Visentini non si rassegnò. Ricordava le parole di Ferruccio Parri, il primo presidente del Consiglio dell'Italia Liberata. «Sono un conservatore disperato perché non trovo molto che meriti di essere conservato». In cerca di un partito che si ricollegasse a quell'ethos politico che era stato l'elemento di forza del Partito d'Azione, guardò con favore alla nascita di Alleanza Democratica. Anche nei momenti più difficili, Visentini era capace di trovare uno spazio politico per impegnare le proprie energie quando erano sostenute da una ragione ideale. Concludo. Gaetano Arfè, ricordando la storia del Partito d'Azione, scriveva che si era trattato di una vicenda politica che ha avuto i colori dell'epopea e l'andamento di una chanson de geste, storia di uomini che non trionfarono mai, ma che non furono mai vinti e che con il loro operare hanno lasciato un segno incancellato e incancellabile. Bruno Visentini è uno di quegli uomini. Grazie. Chiedo a Eugenio Scalfari di prendere la parola. Grazie. Signor Presidente, signori, se io dovessi fare una testimonianza specifica su Bruno, dovrei cominciare da quando avevo 30 anni. Io lo conobbi al Mondo quando facevamo i convegni degli Amici del Mondo. E con lui, essendone lui poi il promotore dell'argomento, facemmo un convegno sulla riforma delle società per azioni, da cui poi scaturì la Consob, molti anni dopo, perché l'Italia era totalmente priva di una legge antitrust e Visentini si batteva perché la legge antitrust venisse introdotta. Lui aveva una visione molto sua e molto condivisibile di quello che è il mercato e quindi il luogo dove poi le società si finanziano e anche lo Stato. Lui pensava che il mercato è una costruzione artificiale, perché se lasciato senza regole, il mercato finisce inevitabilmente nell'oligopolio e nel monopolio. E quindi per mantenere la libera concorrenza, il mercato ha bisogno di regole precise e di organi di sorveglianza specifici. È inutile poi rievocare, è già stato fatto da Pandolfi, tutti i passaggi della vita pubblica di Visentini. Quindi io mi concentrerò su quello che fu il passaggio che ci vide molto insieme, che fu sostenuto e lanciato dal giornale che allora dirigevo e poi proseguì. È quanto mai attuale, signor Presidente, questo ricordo di Visentini, detto non a caso il grande borghese, perché tutto quello che lui disse allora per un governo istituzionale è esattamente quello che sta accadendo sui nostri occhi. Direi che è la realizzazione concreta di quello che Bruno pensava, cioè la democrazia è fondata soprattutto sulle istituzioni. I partiti in quanto tale hanno il compito di
di fare da tramite tra l'opinione pubblica, che partecipa attraverso i programmi e le visioni generali dei partiti, e le istituzioni. Cioè i partiti, nella sua visione, sono il raccordo tra il popolo sovrano e le istituzioni. Il governo, essendo la principale delle istituzioni, lui vedeva il governo esattamente in questo modo, cioè rifacendosi alla letteralità della Costituzione, che prevede, come sapete, che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri, i segretari di Stato, allora si diceva. Ecco, è quello che è accaduto. Direi che è singolarissima questa coincidenza temporale. Noi oggi stiamo parlando mentre un governo, così come Visentini ne concepiva la nascita e l'esistenza, si sta presentando al Senato e alla Camera. Allora, la mia testimonianza ser questa, e qui faccio. Grazie. Grazie. Signor Scalfari, Carlo De Benedetti. Signor Presidente della Repubblica, signor Rettore, Sindaco e soprattutto agli amici Margherita, Olga, Gustavo e Stefano. Per me Visentini è stato un maestro e un compagno di vita. Con lui ho vissuto per 18 anni braccio a braccio. Esperienze esaltanti in Olivetti, ma per me un significato speciale anche per questa sua presenza severa. Etica della responsabilità, eccola la sua severità. Un'etica come responsabilità pubblica dell'agire. Un ideale dal quale non si allontana mai, con il rigore di cui lui solo era capace. Un modello in questo aveva Walter Rathenau, quante volte me lo citava. Imprenditore e poi uomo di Stato della Repubblica di Weimar, ispiratore del personaggio di Arnheim, l'industriale creato da Roberto Musil come simbolo della grande borghesia tedesca. Lo sai, mi diceva, come Rathenau rispose agli azionisti della Norddeutsche Lloyd che si lamentavano di non aver fatto gli utili sperati, la società non esiste per distribuire dividendi ai loro signori, ma per far andare i battelli sul Reno. Non ho mai capito se fosse una critica a me, perché magari spingevo troppo sulla logica del profitto. Non ho mai avuto il coraggio di chiederglielo. Ma quella sua lezione, almeno un po', ho provato a farla mia. Il mio modo di fare impresa, da industriale prima, da editore oggi. Era un italiano anomalo, Bruno. Faceva parte di quella pattuglia minoritaria che considerava l'interesse pubblico prima di quello privato. E non considerava successo privato al di fuori di una logica più ampia che coinvolgesse in qualche modo il bene comune, il bene pubblico. Dai suoi amati filosofi tedeschi aveva imparato ad amare un senso alto dello Stato, un senso alto della politica. Quanti ne abbiamo avuti così nell'Italia del dopoguerra? Luigi Einaudi, Ernesto Rossi, Ugo La Malfa. Ci fermiamo sulle dita di una mano. E se guardiamo a ieri, e ieri abbiamo voltato finalmente pagina, quanta amarezza. Si direbbe che davvero è uno stampino quello con cui è stato fatto Bruno, che a un certo punto nella storia di questo paese è andato perso. Perso nella irresponsabilità e nello svilimento continuo della cosa pubblica, nella violazione compiaciuta e ripetuta di ogni regola civile prima ancora che istituzionale. Guardo al mondo della politica e allo spettacolo indecente che ne ha dato in particolare negli ultimi mesi.
ma penso che alla finanza e ai disastri planetari causati da un'ansia di profitto davvero fuori misura. Bruno Visentini davanti ai maxi bonus di certi dirigenti, davanti alle disuguaglianze che stanno tornando a ferire le nostre società come all'inizio del secolo scorso. Ricordo in questo senso la sua diffidenza verso le cosiddette public companies. Per lui non c'era nulla di più pericoloso dell'affidare le aziende, specie se grandi, a manager interessati solo a quelle stock option che proprio non amava. Provengo dalla borghesia post-napoleonica che seppe arricchirsi dell'esperienza del governo asburgico. Diceva di sé, con riferimento alla sua famiglia e alle sue origini trevigiane. E da quell'esperienza apprese l'amore per un riformismo del conoscere e deliberare, secondo la lezione di Einaudi. Un riformismo concreto in cui diede prova nella sua riforma fiscale, l'ultimo grande e complessivo riassetto tributario attuato nel nostro Paese. È stato dalle sue parole che ho compreso come la politica fiscale sia il luogo in cui si concretizza in chiave etica il rapporto tra autorità e libertà. Ed è con quello stesso spirito che in questo momento cruciale per la nostra economia dovremmo tornare a una grande riforma del sistema fiscale. Ne sono convinto, l'ho scritto già 2 anni fa. Si fa un gran parlare di crescita, ma senza una grande riforma fiscale in modo consistente il prelievo fiscale dal lavoro e dalle imprese alla ricchezza statica, ai patrimoni, non si libereranno mai le energie necessarie a un vero rilancio dello sviluppo del nostro Paese. Del resto, favorire fiscalmente chi produce e lavora, penalizzando chi accumula, come ci ha insegnato Luigi Einaudi, è l'essenza stessa del liberalismo. Anche in questo c'è la differenza tra quegli uomini che abbiamo amato e quelli di oggi. Oggi in tanti hanno parlato della politica del fare. Ieri Bruno parlava poco e faceva la politica. E con la politica il bene pubblico. Ciao Bruno, ci manchi. Grazie Carlo De Benedetti. Giuliano Amato. Signor Presidente, sono grato a Gustavo e alla famiglia che mi ha voluto associare a questo ricordo di un uomo al quale sono stato legato moltissimo per una lunga parte della mia vita e che è difficile amare uno come Bruno Visentini, conoscendo il suo carattere brusco e le sue impennate, ma posso dire che l'ho ammirato ed amato e mi è rimasto un ricordo del genere. C'era qualcosa che ci legava, l'idea che la politica non fosse per gli incompetenti, e ringrazio Alessandro che ha fatto quella citazione, non è che fosse contro la politica, si sentiva politico, ma sentiva che parte della politica è la conoscenza di ciò su cui essa è chiamata a decidere. In qualche modo questo ci univa, eravamo entrambi professori, eravamo entrambi tecnici e credo che alla domanda lei è un tecnico o un politico avrebbe risposto come me, sono un ermafrodita. E così ho risposto. Brevissimo, perché so che i tempi urgono, voglio proprio concentrare su ricordi specifici più che sulla figura che è già stata così ben illustrata. Sì. Iniziamo a lavorare insieme, Pippo lo ha detto, Pandolfi, su quel decreto Consob e meno male che lui venne a trovarmi. Sai perché? Perché il decreto nacque una mattina nello studio di Guido Carli, governatore della Banca d'Italia, che ospitò lo staff del bilancio per cominciare a impostarlo. Era la prima volta che entravo in quella stanza con una certa timidezza, ero allora ragazzo di bottega, Carli era già una grande figura, erano le 11, aprì il minibar, offrì a tutti un bicchierone di whisky.
Io non avevo mai bevuto a quell'ora un superalcolico, ritenni scortese non farlo, intero, non capii nulla di quello che venne detto successivamente e ciò su cui avevo convenuto con Carli lo appresi da Visentini quando mi venne a trovare e quindi riuscimmo insieme così a fare un lavoro, del resto Carli lo aveva predisposto bene. Ci ritrovammo insieme per anni quando io ero sottosegretario alla presidenza del secondo governo a cui lui partecipò a lungo, il governo Craxi. Tra i due c'erano rapporti a volte duri, però si rispettavano. Craxi rispettava molto la competenza di Visentini, a Visentini piaceva un presidente del Consiglio che decidesse. Ci fu infatti un episodio significativo: durante un consiglio Visentini si dichiarò in disaccordo su un argomento usato da un altro. Gli venne chiesto perché, lui ebbe un'impennata brusca e disse: «E allora me ne vado». Craxi lo guardò e gli disse: «Questa non è una risposta, non puoi rispondere a un argomento di merito dicendo me ne vado». Bruno se ne andò comunque, ma dopo un quarto d'ora riera in Consiglio dei Ministri a spiegare perché non era d'accordo. Il povero sottosegretario alla presidenza si sentì sollevato in quel momento. Ciò che più gli devo fu quando poi da ministro del Tesoro gli parlai della riorganizzazione delle banche che con Ciampi, allora governatore, stavamo studiando e gli dissi che avevo bisogno di una disciplina fiscale che permettesse a fusioni e concentrazioni in quel sistema frammentato di banche di realizzarsi. E lui mi dette gratis, diciamo, nel senso che lui non era in quel governo, avrei dovuto rivolgermi a qualcuno del governo, ma lui mi dette una norma straordinaria, l'articolo 7 della legge 218 del 1990, fu scritto da lui ed è la parte della legge che ha funzionato di più, quella che ha permesso al sistema bancario di uscire da quella minorità in cui prima per ragioni dimensionali si trovava. E si dovrebbe chiamare non legge Amato, ma legge Visentini Amato, se volete, e voglio restaurare il suo nome qui per questa ragione. Ultimo ricordo, nel 1992 gli chiesi: «Bruno, vuoi far parte del governo che io dovrò fare?» Tutto questo accadeva sempre nello studio di Piazza di Spagna, luogo dove sempre sono andato a trovarlo, riconoscendogli anzianità accademica e valore comunque. Sono sempre io, giustamente, che sono andato a trovarlo. E Bruno mi rispose: «Vedi Giuliano, io in questo momento viaggio sui 78, se tu fai un governo che dura per l'intera legislatura ne esco dopo gli 80, no. Voglio stare con mia moglie il tempo che la nostra vita merita». Non avrebbe corso il rischio di starci 5 anni in quel governo e tuttavia capii la sua ragione, ma mi fu vicino. E quando adottai l'atto forse più rivoluzionario, tra virgolette, che con quel governo potei compiere, quello di togliere i partiti dalle partecipazioni statali e dalla sera alla mattina trasformarle in società per azioni e affidarle a consigli d'amministrazione dai quali erano esclusi i rappresentanti dei partiti, e beh, Bruno ne fu contento e Liri, a cui era rimasto affezionato per tutta la vita, la vide ringiovanire e credo questo fu il regalo che io feci a Bruno Visentini. Grazie. Ringrazio Giuliano Amato. Io devo chiedere scusa, abbiamo previsto un ringraziamento della famiglia Visentini. D'Imperio, per ragioni organizzative di tempo, sarò io che mi assumerò il piacere di ringraziare a nome della famiglia il presidente Napolitano in primo luogo per aver partecipato a questa cerimonia e tutti voi per averla partecipato con tanto calore, a partire dagli illustri testimoni che hanno parlato del loro rapporto e della figura di Visentini e del presidente Marcegaglia che ci ha dato il
saluto iniziale. Grazie, grazie a tutti.